Buongiorno, giovedì 29 dicembre. L'anno è quasi finito. Oggi fa calduccio, meno uno, sì, meno, fino a meno 5, meno 7 è normale qui in questa zona di New York. Ha nevicato molto nel nord dello stato. È molto grande, no? Per attraversarlo ci vuole 8 ore. Sì, per andare al nord. Lì sono andato fino al confine col Canada e ci ho avuto, beh, con le fermate per fare benzina hanno quasi 9 ore, quindi lo stato è molto grande. Nel nord ha nevicato, è veramente molto brutto. Qui non ha nevicato, solo per un'oretta la settimana scorsa. C'era un giorno ha fatto meno 17. Non era un buon giorno, pericoloso per uscire, l'aria è troppo fredda, troppo secca, col vento era come meno 25. Poi le strade, anche se hanno passato il sale tante volte, era sempre uno strato di ghiaccio, quindi pericoloso. Tante persone, non nella mia zona, però a nord, quando non hai elettricità, non hai riscaldamento, quindi non è una buona cosa, però sì, ci sono degli anni quando fa veramente molto freddo. Questo è proprio un freddo Arctic, quindi però ora siamo. Questa settimana sarà più, il meteo sarà più calmo, no? Meno 1, meno 3, meno 5, così. Però quello è normale, insomma, sotto zero è molto normale tutti i giorni fino a marzo, aprile. Domani non lavoro perché ho un giorno rimasto di ferie, quindi lo prendo domani. Lunedì non si lavora perché se una festività viene di domenica, il lunedì ci danno libero e ferie. Come il 25 era di domenica, il 26 non si lavorava. La stessa cosa che il primo viene di domenica, quindi il 2 non si lavora. E così domani, quindi so venerdì, sabato, domenica e lunedì posso fare un po' di riposo, no? Sistemarmi casa, rilassarmi e fare cose per me. Ora vediamo cosa combino oggi. Voglio fare dei giri quando esco, perché domani non lavoro, quindi posso fare dei giri. Auguro a tutti una buona giornata. Ciao! Buongiorno, mi fermo da Zara a prendere il mio bagel con burro. Good morning, my lovelies. Just a cinnamon, no coffee today. Hey, lo so che tanti mi chiedete come sto. Lo stato di New York è molto grande. Ha fatto brutta neve, sempre nello stato di New York, Buffalo. Buffalo è 600 km da dove vivo io, è nord-ovest. 600 km. Lo stato è molto grande, però non che non ha mai nevicato dalle mie parti, mamma mia. Questa settimana non posso prendere la metropolitana, il mio treno, che prendo sempre per poche fermate dalla stazione. Stavo facendo, aggiustando i binari, quindi prendo l'autobus. Ora posso prendere due autobus. Un viaggio breve, però ne prendo solo uno e l'altro faccio il passaggio per metà del viaggio a piedi. Oh, mi stanno aspettando qui. Aspettate. Ormai sono. Ora prendo l'autobus, attraverso la 42esima fino alla East Side e poi cammino in su 10 blocks. Ok. Ok, sono le 7. Aspetta, giro la videocamera. Next stop.
West 42nd Street and Broadway. Transfers available to the 1, 2, 3, 7, B, D, F, S, N, Q, R, and W trains. M20, M5 Linden, M55 and M7. Ecco, sono uscita sulla Third Avenue. Potevo anche uscire sulla seconda. Ok. Solo per avere un po' d'aria fresca. Dove sto andando? Ok, cammino sulla seconda. Sì. Sono andata dalla parte ovest alla parte ovest. Ok. Sbrighiamoci qui un po'. Bene, dai. Ieri, perché al rientro questo tratto a piedi non lo faccio, no? Prendo due autobus e prendo l'autobus, si ferma per andare tornare indietro su questa strada. Davanti a Pfizer, la sede di la Pfizer a New York. E ieri ho visto, è proprio qui, ieri ho visto persone facendo foto davanti, scattandosi foto davanti a Pfizer. Sta cosa è seria. È proprio qui. Ero proprio qui. Alla fermata, no? Qua c'è Pfizer World Headquarters e la gente scattandosi foto, ma sta cosa è proprio qui, no? Ma la gente, cos'è il palazzo, no? Qua la gente non sta bene, veramente. Ora sono arrivata a Second Avenue, ora vado in su. Se vai dritto altri 2 minuti sei alle Nazioni Unite. Ok, ora andiamo su Second Avenue. Ok. Ora arriverò in ufficio 10 minuti neanche, che non c'è fretta, mi fermo per il caffè. Ok. Mamma mia con queste e-bikes. Ok, avete attraversato la 42esima con me, col Chrysler Building, che adoro. Pausa pranzo, sono vicino all'ufficio, ho scoperto che c'è una Blue Mercury è una profumeria, ci sono varie a New York e hanno dei brands nicchia, e vado solo a svagarmi la mente. E su questa zona si chiama Beekman, molto curata. Ecco la postina.
No, scusa, il postino. The mail person. La persona della posta, non si può identificare se femmina o maschio. The mail person. Carino come hanno fatto qui. Ci piace. Apprezzare le piccole cose. Ci piace. Carini questi palazzi, palazzetti. Bello questo. A me piace molto l'architettura. Ok, andiamo, andiamo. Ecco, proprio qui all'angolo. Second Avenue 51st. Però ce n'è uno anche downtown. C'è somebody, Blue Mercury. Proprio qui. È una profumeria. Makeup skin care spa. Andiamo a curiosare. Me and my-
If I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, eccomi alla mia shopping di Blue Mercury. Volevo due ombretti in crema di RMS, però uno erano esaurito, ovviamente il colore, il mio, avevo due colori e quello che si chiama strobe, quello era sold out, però ho preso l'altro. Vanno dei samples. Ok. Hey, Max. Come here, Max. Oh, that's ketchup. No good for you. Max, come on. Come here, come here. Come here, I want to give you a big hug. No, because I have no candy. Yeah, I think I have a treat in your hand. Come here, give me a kiss. Give me a kiss, Max. No, he's not. Come here. This stop is East 42nd Street and 3rd Avenue. Buon anno, sono il 29. Ho finito, ho preso l'autobus, due autobus per arrivare. Sono vicino alla stazione e c'è musica, quindi non potevo, potrò monetizzare, ma non me ne frega. Si vive di ben altro. Sono il 29. Ho pagato tutte le mie bollette, ho contato il mio conto, il 29, ho $33 rimasti, sono in positivo. Looks like we made it. Sono da Tabata, il mio posto preferito, e ora devo ovviamente bere il mio thank you, il mio plum wine. Metto più così, ecco. Quindi ho preso le mie preferite, le gyoza.
E poi mi hanno regalato anche una bottiglia di vino che mi porterò con me, faccio cocktails. Buon vino! Da Blue Mercury ho preso un ombretto che ci stavo, ne sbavavo su due, però quello è il mio preferito, sold out. Comunque, RMS Beauty è 90, più di 90% biologico, 90, naturale. Usano certi prodotti sintetici, potete andare a guardare, però RMS Beauty è luxury, organic, naturale. Ti danno il tubetto di metallo, ho preso questo bellissimo colore, e ti danno anche questo aggeggino qui, che metti qui e puoi ottenere tutto il prodotto fino alla fine, no? Carino, metallo questo, bellissimi colori, io metto in crema. L'avevo sempre varie volte nel carrello, però non l'ho mai comprato, dato che oggi ho ricevuto una piccola borsa con soldi, hashtag, ho detto perché no, mi compro qualche cosa e poi vado da Sabato, mi faccio una cenetta perché sono le 5, ceno. Non ho pranzato, però ho mangiato una colazione abbastanza pesante, due Dunkin' Donuts, un bagel e poi ho cose. Poi mi hanno dato due samples che manderò a voi per la persona che vince quel premietto. Te lo dico subito, $26, 26 più la tassa era 28,31, busta con soldi. Grazie per la persona che me li ha regalati. Li ho ricevuti oggi e me ne sono quasi tutti spesi. Ora l'avanzo, pago la cena e finisce lì, no? Però non ho toccato i miei soldi non posso toccarli, devo pagare le bollette. Quindi questa settimana ho finito, sto finendo bene perché mi sono molto focalizzata su, ho pagato tutte le mie bollette, ho spedito il mio affitto per gennaio, due giorni fa. Lo riceve prima del primo, ho fatto la spesa oggi e sono il 29 dicembre e ho $33.33, sono in nero, sono felice, con tanti sacrifici e spero di iniziare l'anno meglio, però ovviamente ringrazio le buste, a hashtag soldi in busta. Quindi oggi ho usato un'altra camicia a costine, però ovviamente le costine larghe, questa è in rosa, avete visto l'altra in Bordeaux, è Bordeaux prugna, no? E questa, oggi ho questa sciabettina che ho comprato in promo dopo Natale, Aria Bambini di Ralph Lauren, $10. Quindi è un po' pink, magenta, non so, da quell'idea lì. Però oggi non fa tanto freddo, ora la temperatura è sopra zero. Insomma, ora sto aspettando le mie, non so cos'altro prendere, però mi sto parlando da solo, c'è un'altra donna qui seduta da sola, tante donne single vengono qui, io sto da sole. Ok, ciao. Ora quando mi arriva il ghioso ho deciso di anche, io ho provato tutto qui, facendo il pesce fritto, che quando venite qui dovete prendere tutti gli nel menù di store, sono piccole porzioni, no? E provate le chiose, il pollo fritto, hanno il pesce fritto, sono piccole porzioni ma riempiono, no? Mi piacciono anche le minestre, però per me sono, non ho voglia di minestre, ora ho voglia di fritto, no? Devo finire l'anno con una buona nota. Quindi andiamo agli occhiali, così sfigati. Hi, can I also have the little order of fried fish here? Fried fish? Yeah. Okay, thank you. And a little bit of rice, thank you. Rice? But not the big bowl, I only want a little bit, okay? I don't need it, I don't need that much. E mancava l'olio di chili, cosa prendo lì, vediamo qui, faccio vedere, vediamo se lo potete vedere qui, sono troppo buoni,
fanno qui, sono troppo buoni. Ok, ci sentiamo dopo. Deliziosi. Ora sto aspettando per il mio pesce, c'è una piccola porzione di pesce fritto, no? Ti dà l'opportunità di provare tutti questi assaggini, no? Che sono abbastanza sostanziosi, due assaggini ti riempie. La cosa migliore è il pollo fritto, karaage, anche ho provato il pesce fritto e questi bottini sono troppo buoni. Poi ovviamente hanno insalata, però la loro specialità è le minestre. Io non prendo. Beviamoci un altro pochettino di hashtag from wine. Sì, la cosa è che si vive di piccole cose, no? Piccole gioie. Mi presento la vita tutti i giorni. Ora sono il pesce fritto. La stazione è proprio due passi da qui, quindi prenderò l'autobus, che ne sono? Prenderò l'autobus alle 6, arriva a casa alle 7 e mezzo. Poi questa settimana c'era veramente poco traffico perché tante persone stanno a casa, hanno preso ferie. È una settimana che tante persone prendono ferie. Però il centro è strapieno di turisti, una buona cosa. Infatti volevo fermarmi, c'è una pescheria proprio di fronte, ma non so se ce la farò. Comunque penso che questa è la terza volta che provo a ordinare i calamari per friggerli, no? Penso che questa volta mi è andata a buon fine, perché il supermercato, sai, ti manda un... stamattina mi manda un sms dicendomi quello che non c'è, se voglio certi sostituti, e non ha accennato i calamari, quindi quello... voglio dei calamari fritti domani il 31 sera. Non voglio... per me l'1 non è... il 31 parlo degli assaggini, così, niente di che. E il primo fare dei gamberi. Non so cosa farò. Però io vado a letto presto. Ecco il mio pesce. Thank you. Thank you so much. Ecco il pesce fritto, è veramente croccantissimo e ti danno un po' di questa maionese giapponese, tutto lì. Ciao! Sono le 5.33 di pomeriggio, inizia la sera, è già buio e io torno a casa, ritorno al punto che ho iniziato. Oh my goodness, c'è tantissimi turisti, andiamocene a casa, dai! Ecco! Torno al punto di incontro. Ciao, auguro a tutti un buon anno, però spero di sentirvi qui il 31 come promesso. Ok, ciao. Like someone took a nap and drove it deep in my heart. You walk out that door, I swore that I didn't care, but I lost it.